Sono Tommaso Ulivieri, sono consigliere comunale di Arco, delegato all'inclusione, diritti civili, beni comuni, laicità e pace. Inizio intanto ringraziando tutte e tutti per la presenza, la vostra presenza a questa presentazione del libro di Monica Lanfranco. Ringrazio ovviamente le amministrazioni di Arco, di Drena e di Dro, che hanno collaborato per questa rassegna lunga 8 mesi, che prende le mosse da un'idea base dell'Associazione Giovani Arco, che sta gestendo anche questa serata e che ha proposto un programma che poi è stato rimodulato in una forma, diciamo, variegata. Si va dai seminari alle conferenze, come quella di questa sera, ai momenti teatrali, alle passeggiate tra l'8 marzo e il 25 novembre. Mi piace ricordare, come ho già fatto in occasione della presentazione, della conferenza stampa dell'intero progetto, che queste due cornici, diciamo, temporali, l'8 marzo, giornata internazionale della donna, 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, abbiano un esordio, quello di questa sera, e una chiusura rivolto agli uomini. Stasera parliamo del libro Crescere Uomini. Il 25 novembre, se tutto va bene, in presenza, è un augurio a noi tutte e tutti, una marcia degli uomini che amano le donne. Ricordavo oggi che in occasione dell'ultimo femminicidio del settembre 2019 in zona l'efferato e femminicidio di Eleonora Ferraro, io chiesi la presenza degli uomini e riflettevo oggi che quella mia richiesta, quella mia urgenza non ci sarebbe stata se non ci fosse stato l'insegnamento di persone come Monica Lanfranco, che da anni, da decenni indaga su questi, diciamo, sugli uomini e sul loro pensiero, sul loro corpo, sulla sessualità. Il libro Uomini che odiano, amano le donne è stato un libro che ha permesso poi di trarre una pièce teatrale che è stata portata in molte parti d'Italia e da noi anche a Trento e a Locca di Concei. E lo dico perché ho avuto l'onore e il piacere di partecipare ed è stata un'esperienza emozionante. Ecco, l'urgenza e l'importanza che gli uomini si interroghino sulla loro sessualità, sul loro rapporto con l'altro genere è fondamentale. Il libro di questa sera quindi è fondamentale. Mi preme ricordare tecnicamente questo. Noi adesso silenzieremo tutti gli audio, tranne ovviamente quello di Monica Lanfranco, dopo che avrò dato la parola agli assessori Ioppi e Santoni. Però voi potete fare delle domande via chat e alla fine della presentazione ovviamente Monica risponderà a queste domande. Ricordo anche che Monica Lanfranco, che è una giornalista formatrice sulle relazioni di genere, vi invito a cercarla sul web per chi non la conoscesse. Terrà anche un seminario a partire dal 28 marzo, in tre step, 28 marzo, 11 aprile, 18 aprile, che si chiamerà Governare le relazioni, sostare nella crisi, politica cittadinanza attiva alla prova della democrazia sessuata, alla quale potete iscrivervi tramite l'associazione Giovani Arco. Ecco, mi pare di aver detto tutto. Non è presente la sindaca Giovanna Chiarani per il momento, ma interverrà più tardi perché aveva un altro impegno. Lascio la parola per i saluti istituzionali, quindi all'assessore, tra le altre cose, alle politiche giovanili Dario Ioppi e successivamente all'assessore di Arco e successivamente all'assessora Ginetta Santoni di Dro. Beh, buonasera, grazie Tommaso per l'introduzione, insomma, buonasera a tutti. Prima cosa vi porto i saluti dell'amministrazione di Arco da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione in questa serata che
una serata importante, secondo me, che è l'inizio di un percorso che andremo a fare su una tematica importante e di attualità. Ringrazio fin d'ora, prima di tutto, la dottoressa Monica Lanfranco, che insomma questa sera ci illustrerà, ci presenterà il suo libro, un libro credo molto interessante. E ringrazio l'Associazione Giovani Arco che si fanno un po' da capofila in tutte queste serate che da qui a novembre andremo ad affrontare, come diceva Tommaso prima, con varie step e comunque con varie serate, giornate, camminate, insomma un po' un contenitore di incontri che portano avanti una tematica cui insomma la sensibilità e comunque la di tutte le persone e del mondo in cui e del periodo che stiamo vivendo è di attualità. Insomma, credo che il percorso che ci accingiamo a fare da qui a marzo sia, speriamo sia anche di partecipazione e comunque sia un percorso importante, perché queste tematiche vanno un po' affrontate e vanno anche pubblicizzate. Una volta forse magari c'era un po' più di omertà su queste cose, ma è giusto invece parlarne, è giusto portare avanti tutte queste cose insomma che succedono ormai e ahimè dico anche quotidianamente nel mondo. E quindi io non voglio dilungarmi oltre, perché insomma la serata credo che sia interessante e forse è più interessante ascoltare insomma la dottoressa Lanfranco. Vi auguro una buona serata e grazie ancora per questo incontro. Lascio la parola all'assessora Santoni del Comune di Dro. Ginetta, il microfono. Allora, grazie e anche da parte mia un benvenuto a tutti e a tutte. E penso che sia una manifestazione particolarmente importante perché vede la collaborazione di tre amministrazioni comunali, Arco, Dro e Drena, su di un tema che riguarda un po' la pluralità delle persone. E è importante che le amministrazioni collaborino su questi temi perché è fondamentale portare avanti tutti assieme una condivisione. E ringrazio la dottoressa Lanfranco per la serata appunto che andremo a intraprendere questa sera e Tommaso Olivieri, il consigliere delegato Tommaso Olivieri, che ha un po' introdotto la serata. Grazie. Lascerei la parola direttamente a te, Monica, magari dicendo anche che c'è in questo momento una diretta Facebook sulla pagina dell'Associazione Giovani Arco e che questa registrazione sarà visibile a partire da domani e rilanciata probabilmente anche dai network istituzionali. Grazie, Monica. Va bene, allora eccoci qua. Intanto grazie della presenza, grazie dell'opportunità e grazie soprattutto perché ci sono delle istituzioni della rappresentanza che si sono fatte carico di questo lungo percorso che apriamo e sono molto, molto contenta insomma di aprire oggi, che va significativamente da quasi l'8 marzo fino al 25 di novembre, che sono due date molto interessanti e importanti per chi come me è dentro al movimento femminista da molto tempo. Abbiamo bisogno sicuramente di momenti in cui ricordarci e soprattutto invitare chi non conosce il perché, per esempio 8 marzo e 25 novembre sono state scelte, di ricordare di che cosa stiamo parlando. E di che cosa stiamo parlando? Beh, se dovessi evidenziare in una battuta, stiamo parlando di relazioni umane. E che cosa c'è di più importante delle relazioni umane? La politica è fatta soprattutto, dovrebbe essere fatta soprattutto per mettere in ordine o in disordine il suo oggetto principale,
che sono le nostre vite incarnate. Io credo che nella mia esistenza l'incontro con alcune donne, con alcune femministe, che mi hanno aperto il mondo, o meglio, mi hanno dato la possibilità di guardare con occhi nuovi e diversi il mondo, sia stato un gran regalo. Io adesso ho 60 anni, quindi non sono una ragazzina, ma se mi guardo indietro, penso che il dato più, più forte, il dato più nutriente, il dato che ha fatto di me ciò che sono, naturalmente in tutte le sue notazioni positive e negative, ecco, è stato l'incontro con questo grande movimento. Io mi definisco un ecofemminista perché penso che oggi più che mai, in questa situazione tremenda, drammatica della pandemia, noi abbiamo un'opportunità, come diceva Lidia Menapace, la crisi è un'opportunità dolorosa ma essenziale. E l'opportunità che noi abbiamo è quella di riposizionare le priorità e di renderci conto davvero di che cosa stiamo sbagliando. E sicuramente stiamo sbagliando su due fronti. Uno è il campo ambientale, perché la terra è il luogo dove i nostri corpi abitano, e se la terra è malata noi ci ammaliamo. E se noi non diamo risorse, non diamo attenzione a queste, a questi nostri corpi, ci troviamo in una situazione davvero pericolosa e terribile. L'altro è il campo dei diritti delle persone, e i diritti sono universali perché si fondano sui diritti delle donne. I diritti universali delle donne sono la base dei diritti di chiunque. E se il mondo è un luogo inospitale, se le collettività sono violente nei confronti delle donne, il problema non è delle donne, il problema è degli uomini che fanno la violenza, e il problema è che stiamo male tutti e tutte insieme. Ecco perché parlare di femminismo, di diritti delle donne, significa affrontare un campo che volge al positivo, se a partire dalle donne, e le donne stanno bene, poi anche tutti gli altri esseri e l'ambiente stanno bene. Che cos'è che ho fatto in questi anni? In questi anni io ho provato, e davvero ve lo voglio raccontare perché è curioso, non l'ho fatto apposta, non è che mi ci sono messa, ma dopo aver passato davvero dei decenni in un mondo di donne, un po' nell'intreccio tra il privato e il politico, ho incontrato per caso, e questo è diventato poi, siamo ormai tra il 2012 a quasi 10 anni, ho incontrato gli uomini, non gli uomini femministi, non questa piccola minoranza di uomini pure preziosa che pensano, che riflettono. Ho veramente incontrato gli uomini in Italia. Come è nato tutto? È nato da una richiesta che mi è stata fatta da alcune giovani colleghe del Fatto Quotidiano, che mi chiesero nel 2012 se volevo provare ad accendere un blog. Il Fatto Quotidiano è un giornale principalmente che si occupa di politica anche istituzionale, non tanto di movimenti. Mancavano delle voci nel blog che aprissero delle finestre sul femminismo. Ci pensai un po', e poi decisi, proprio nel momento in cui stavo leggendo un articolo di una giovane collega inglese che si chiama Lori Penny, che era tradotta da Internazionale, e che raccontava della sua curiosità del corpo dell'altro, decisi di scrivere il mio primo blog sotto forma di domande rivolte agli uomini, ai maschi. Questa attempata femminista che fa delle domande agli uomini, anche perché, non soltanto per il mio lavoro, ma proprio io, penso che le domande siano la manifestazione dell'intelligenza, ma soprattutto della curiosità, quindi siano un grande strumento relazionale. E così scrissi questo breve blog dicendo buongiorno, come quando tu entri in un posto nuovo, no? Che non conosci, sono questa, io faccio questo mestiere, sono femminista, faccio anche formazione, quindi ho questi due campi principalmente di attenzione, sia professionale che diciamo esistenziale. Mi rivolgo ai lettori, il Fatto Quotidiano è un giornale anche molto più scritto da uomini, sono pochissime donne, molto letto dagli uomini.
vi faccio delle domande sul corpo, sui vostri corpi, perché Lori Penny lo ha fatto e mi piace usare questo esempio. Non siamo certo nel Guardian, non siamo in Inghilterra, però insomma stiamo qua. E quindi queste domande mi sembravano anche molto semplici. Che cos'è per te la sessualità? Essere virile, che significa? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Pensi che la sessualità maschile sia più violenta di quella femminile? E il grande tema della pornografia. Quanto pesa la pornografia nella tua vita? Succedono due cose. Poco dopo, tecnicamente, si dice, si impalla il Disquis. Il Disquis è quel dispositivo usato da grandi aziende che filtra quello che ormai noi chiamiamo con termine inglese hate speech, no? La valanga d'odio. Si chiama anche storm sheet, la traduzione un po' volgare, diciamo la tempesta di fango, che principalmente ha come oggetto, noi sappiamo ormai da studi in rete, le donne, quindi principalmente è fango sessista. E il giornale è molto contento perché in qualche modo il blog ha avuto un successo. Voi sapete che ormai non è che sia tanto importante la qualità, ma contano i like, contano i contatti, addirittura si impalla un sistema. Io molto meno, perché vi devo confessare, non sono una ragazzina, ma quando diciamo quest'odio che si incarna in parole, no? Nessuno mi ha fatto del male fisicamente, ma quando quest'odio lo senti, ti arriva anche virtualmente, fa la differenza, non è più una teoria. Io in questo blog avevo chiesto che chi desiderava mi scrivesse la mia email. Grande successo quindi, senso figurato solo numericamente, di accessi al blog e di commenti. Naturalmente potete andare a vedere il primo blog, è rimasto nello storico e non ci sono appunto le reazioni e i commenti più violenti. Se vi fate un giro vedrete che praticamente da allora fino ad adesso c'è una specie di drappello di odiatori che, a prescindere di ciò che io parlo, potrei anche scrivere una ricetta di cucina, ripete sempre le stesse cose. E attenzione, il tutto dovuto da quella seconda parola che mi qualifica, no? Giornalista, femminista, formatrice. In Italia è una brutta parola, femminista. La buona notizia è che non lo è in molte parti del mondo, ma qui sicuramente sì. I motivi sono molti, ne potremmo disquisire. Diciamo che gli anni Ottanta hanno creato una situazione di blocco su alcune conquiste, ma anche su alcuni soggetti. Quindi politicamente c'è stato proprio una sorta di desertificazione di senso su molti delle figure della politica. C'è stata anche una sostituzione, la tecnologia poi ci si è messa di mezzo e quindi è successo questo. Nella mia mail nel frattempo cominciano piano piano ad arrivare molto meno delle mail, delle risposte, ma io per un po' non le ho guardate, proprio perché davvero un po' scioccata da quello che era successo. Qualche mese dopo apro questa cartella dove diligentemente avevo fatto il copia e incolla ed è qui che è arrivata la sorpresa, perché quei pochi, 300 rispetto alle migliaia che avevano postato insulti, avevano voglia invece di confrontarsi con questo strano oggetto, la femminista che mi fa delle domande e per di più non delle domande a caso, ma delle domande specifiche sul corpo e la sessualità. Ora è chiaro, noi siamo stati in qualche modo, credo, tutti e tutte abituate a pensare che del corpo siano più le donne che riflettono. Il femminismo si è fondato su questo. Storicamente c'è anche il dato dell'educazione, no? E dell'educazione e in qualche modo anche della biologia o della narrazione dell'esistenza delle donne, che è segnata dagli eventi del corpo, le mestruazioni, il parto, la cura dei corpi dei piccoli, la cura dei corpi delle persone anziane, tutto quello che noi chiamiamo cura, oltre a essere un termine femminile, noi lo attribuiamo alle donne to cure, no? È una specie di automatismo. E dal mio punto di vista questo è uno dei problemi anche della pandemia,
e anche uno dei portati più violenti del patriarcato, che ha, come dire, tolto al maschile il godimento e la signoria sul corpo, se non in quell'aspetto appunto della virilità di cui diremo dopo, quando parleremo, ahimè, dei ragazzi. Qui stiamo parlando di uomini adulti. Questi uomini adulti sono incuriositi, mi hanno risposto, ne è uscito il libro di cui parlava Tommaso Olivieri, che si chiama in maniera significativa Uomini che, cancellato, odiano, amano le donne, da cui nasce Manutenzione Uomini a Nudo, che un anno dopo diventa, per puro gioco, per la gioia dell'incontro con l'autore teatrale Ivano Malcotti, che letto il libro mi disse: questo testo è una pièce teatrale, e insieme l'abbiamo realizzata, e poi vi dirò come. Ecco, questa parte, diciamo così, che riguarda gli uomini adulti è una parte luminosa, molto creativa. Ci sono risposte intense, problematiche, che ci delineano una difficoltà, motivata da quello che dicevo prima, da parte degli uomini a essere il loro corpo, a pensarsi anche come corpo. E questo è un pezzo terribile, anche dell'eredità che gli uomini hanno su di loro rispetto alla violenza maschile. Io percorro l'Italia in lungo e in largo in questo laboratorio che appunto Tommaso Olivieri insieme ad altri ha fatto, è stato fatto poi anche a Trento con Uomini Differenti, con un'idea che è stata un'idea secondo me giusta, che ho intrecciato insieme a Ivano Malcotti, e cioè questa: di non fare un laboratorio teatrale con attori. Sarebbe stato facile, avendo il denaro, ingaggiare attori famosi, capaci di emozionare con la loro dizione, con la loro bravura, con il fascino, che assumessero in qualche modo il copione, che nient'altro è che le frasi più significative, i flussi di coscienza del testo. Quindi non c'è nulla, come dire, in cui io abbia messo becco. In più, nel libro io faccio un'introduzione, ma poi mi metto in una dimensione di ascolto e chiedo a tre attivisti invece di entrare nel materiale. La cosa interessante, secondo me, della pièce teatrale e del progetto che nasce dal libro è che non si tratta di attori, ma si tratta di uomini comuni, che fanno però, nella lettura che poi danno in teatro davanti a un pubblico, con tutte le emozioni del caso, perché la maggior parte di questi uomini mai è stata sul palco, mai ha fatto una lettura pubblica. Immaginatevi poi il tema, no? Parlare di sessualità. Il dato importante è che questi uomini non parlano in realtà di loro, ma assumono politicamente la voce di altri, in questo diventando parte di questa coralità. Non è detto, e succede spesso, insomma, che gli uomini che vanno sul palco siano d'accordo con quello che leggono, qualche volta addirittura lo imparano a memoria. E questo è ancora più importante, perché non sono le mie parole, ma sono le parole di molti uomini. Io in questo momento, questo fanno nel laboratorio, metto in scena, metto a tema, vi racconto un sentire comune dei maschi. 4 anni fa mi viene fatta una proposta, e qui arriviamo al libro. Ve lo faccio vedere, tra l'altro. Eccolo qua. Mi viene fatta una proposta che è: riproviamo a fare lo stesso percorso nelle scuole. Si parla di scuole superiori dai 16, l'età è, il range d'età è dai 16 ai 18 anni, 19, 20. Quindi praticamente ragazzi maschi. Quindi se dico ragazzi intendo non il famigerato neutro maschile, sono proprio ragazzi, sono i maschi, dalle seconde fino alle quinte. I ragazzi però qui sono molti di più, sono 1500. Le scuole non sono d'accordo a mandare i ragazzi nelle aule di informatica, e quindi voi capite che io mi vedo recapitare una scatola enorme di cartone con 5.000
500 fogli scritti a mano. Ecco, questo dato, diciamo, artigianale è interessante per quello che io vi dirò dopo. Perché io mi sono messa in una lunga, solata estate a ricopiare, scrivendole a mano, sul computer, quindi in qualche modo a mano, questi geroglifici, no? Queste schede infinite, non finivano mai, con 5 risposte, 5 domande, perché ho omesso la domanda sul calo del desiderio, che ovviamente a dei ragazzi tra i 16 e i 20 anni è una barzelletta, perché siamo proprio nello sbocciare della sessualità, della conoscenza. Quindi sono 5 domande, 5 risposte per 1500, con la difficoltà quasi comica di dover decifrare i geroglifici. La casa editrice Erickson mi chiede di elaborare tutto questo materiale e da qui il libro, ma prima del libro c'è una faticaccia tremenda nell'appunto fare questo lavoro materiale, che mi mette in contatto, differentemente dagli uomini adulti che mi avevano risposto via email, con la scrittura, che non è una cosa fisica, ma è la cosa più vicina, più prossima, se volete, scrittura a mano, di un incontro deviso. Io ho provato e sono riuscita spesso a immaginarli, questi ragazzi. Quando li ho immaginati e ho avuto sotto mano alcune risposte, non tantissime, però alcune estremamente violente, quel contenuto mi ha turbata, come non aveva fatto l'effetto degli uomini adulti. E mi sono ammalata, mi è venuta una malattia molto particolare, che è la malattia della rabbia e la malattia dell'impotenza. È il fuoco di Sant'Antonio, no? Quando tu ti cominci a sentire invasa da qualcosa. E io sono stata dentro anche a questa malattia, perché ho capito che aveva a che fare con il mio malessere non provato nei confronti degli adulti, perché questi erano i miei, i nostri figli. Io ho due figli che sono poco più grandi di questi ragazzi, e quindi questo materiale è diventato carne per me, è diventato così fortemente carne e mi ha turbato così tanto, che mi sono chiesta appunto che cosa se ne potesse fare. E allora ho immaginato di scrivere un libro, che poi è venuto fuori, che dicesse alcune verità, non mie, ma storiche, principalmente due. La prima, l'assenza, il silenzio del mondo adulto oggi, diciamo negli ultimi 2 decenni, l'assenza di voce, di conflitto, di vicinanza, sono tutte cose che fanno parte, come dire, dello strumentario, degli attrezzi dell'educazione, della relazione, nei confronti di questo tema rivolto ai ragazzi e alle ragazze, quindi alle persone giovani. E naturalmente l'escalation è dalla famiglia, quindi madri, padri, la scuola, un'assenza clamorosa di questa tematica, la tematica della sessualità, delle emozioni del corpo, della vita, se volete, no? Della vita, quella vera, della possibilità di essere in un modo o in un altro, in maniera spesso e drammaticamente antitetica, con, dopo la scuola e la famiglia, tutta la società, i preparatori e le preparatrici sportive, le associazioni. Ecco, potremmo dire che c'è un'omertà in relazione ai temi della sessualità nel mondo adulto? Sì. Questo è un primo tema, un tema drammatico che ci interroga e su cui io sento un'esigenza fortissima di recuperare terreno. Occasioni di questo tipo ci aiutano, soprattutto perché qui stiamo parlando con istituzioni e con gruppi di giovani. E l'altro tema è la pornografia, perché qui io vi do una notizia.
E poi direi mi taccio e vediamo se ci sono domande, interventi, interrogativi. Su 1500 ragazzi di quell'età non ce n'è stato uno che mi abbia detto che no, che la sessualità in qualche modo lui l'aveva conosciuta piano piano attraverso anche le parole delle persone più grandi o attraverso dei momenti di approfondimento in un altro modo. No, 1500 dicono che la palestra fondante, il luogo prioritario dove loro hanno acquisito gli strumenti e avuto informazioni è YouPorn. Per dirne uno, diciamo, uno dei grandi magazzini in rete. Ora, noi sappiamo molto bene che sex è la parola più digitalizzata nelle stringhe e che, a meno di non avere a disposizione, purtroppo non c'è più perché sono finiti i soldi e quindi questa ricerca si è fermata. Siccome non c'è a disposizione un sistema, un meccanismo come quello che il gruppo di ricercatrici informatiche di Bologna, di Women, che si chiamava Cercatrice, era il primo sistema italiano di ricerca con cervello femminista, ma gli strumenti che abbiamo sono fatti da altri e quindi con altre intenzioni, con altra cultura. Quando noi digitalizziamo sex, ci arrivano tutte le risorse, nessuna esclusa, attraverso la quale noi possiamo andare a trovare immagini e serbatoi pornografici. Il porno di oggi è un porno che fa apparire quello pre-internet, in particolare quello degli anni 70, dove ci fu una branca, diciamo, del movimento di liberazione. Anche quello dei figli dei fiori che si occupò di pornografia. Ecco, il porno di oggi fa apparire quel porno, che era porno e non altro, come romantico. E qui ho detto tutto. Io non sono ancora riuscita, e qui forse è il luogo dove farlo, dove fare questa richiesta. Davvero io lo vorrei. Non sono ancora riuscita a far vedere nelle scuole un documentario, sto parlando proprio di un documentario di ricerca fatto da una ricercatrice, un ricercatore degli Stati Uniti. La ricerca dura un'ora e il video si chiama The Price of Pleasure, il prezzo del piacere, che già è un titolo forte, che racconta in questi 59 minuti la filiera, lo spirito, la visione, le responsabilità e le lobby che stanno dietro la produzione del porno online. Una verità storica che viene affermata in questo documentario è che la pornografia oggi arriva attraverso la rete agli occhi di bambine e bambini, valuta che l'età iniziale di un contatto attraverso un computer o un cellulare, perché regaliamo noi cellulari ai nostri bambini e alle nostre bambine da quando più o meno hanno 6 anni, alle elementari ce l'hanno già tutti e tutte. Quindi, in media, l'età del primo contatto con un materiale pornografico è sui 7-8 anni. Da qui i ricercatori e le ricercatrici ci dicono che il porno che i nostri figli e le nostre figlie da molto piccoli assumono è un porno principalmente violento, principalmente tarato sui desideri predatori degli uomini, non di tutti gli uomini, ma di un particolare target. È una sessualità genitale, è una sessualità priva di emozioni, di tipo ripetitivo, coattivo e senza contesto. Allora, se questa è la sessualità che questi ragazzi, 1500, hanno visto e su cui si sono formati, noi abbiamo un grande problema.
un gigantesco problema educativo, un gigantesco problema politico, un gigantesco problema di benessere e salute globale della nostra società. Ed è per questo che il titolo di questo libro è Crescere uomini, perché si cresce uomini, da quando si nasce maschi, si cresce uomini. Ma il dato interessante è che si fa crescere, no? Non so se da voi si dice, ma insomma anche in italiano si dice ho cresciuto due figli, un figlio, una figlia. E in questa azione, come dire, attiva rispetto al passivo del crescere, c'è tutta la possibilità, ma anche la responsabilità, di agire questa crescita, che è un accompagnamento. Un uomo nel libro precedente, quello che Tommaso conosce bene per averlo in qualche modo interpretato, nella risposta che cos'è per te la sessualità, me lo ricordo perché mi ha colpito, dice è la cosa che mi ha fatto venire al mondo, no? E che dà senso e bellezza alla vita, se naturalmente la sappiamo valorizzare, se la riusciamo a vivere. Ecco, io penso che a questi ragazzi manchi fondamentalmente la relazione con le nostre parole di persone adulte. Dobbiamo sottrarre alla pornografia online, alla piattezza delle immagini prive di spessore anche emotivo, dobbiamo sottrarre i loro occhi, perché c'è bisogno di darlo questo spessore, di raccontare che cos'è la sessualità come uno degli aspetti, non il più importante e forse neanche il più come dire, significativo poi a un certo punto nelle relazioni tra le persone. Ma se noi non curiamo questo aspetto e non rimettiamo al centro, come ha fatto il femminismo e lo fa da sempre, l'emozione del corpo, beh, noi rischiamo grosso, rischiamo veramente grosso. Qui e in generale, e credo che sia uno dei pezzi, diciamo, della rinascita che speriamo presto possiamo cominciare a ipotizzare alla fine della pandemia. Non parlate tutte assieme, eh? Cos'è sto silenzio? Posso fare una cosa impropria? Volevo salutare Marco Sino, che è una vita che non ci vediamo, e Barbara Piaggio, che è una vita che non ci vediamo anche noi. Scusate, è una cosa un po' personale, ma Marco, sono veramente felice che entrambi ci siano, insomma, per motivi differenti. Era per rompere il ghiaccio. Hai fatto bene, Monica, proseguo io in questa rottura di ghiaccio, nel senso che non siamo in tanti, per cui possiamo anche derogare, diciamo, la prescrizione di dover fare domande solamente scritte via chat, magari se qualcuno o qualcuna volesse palesarsi tranquillamente e fare qualche domanda. Certo che soprattutto per la conclusione della... Ecco, forse c'è qualcuno che vuole intervenire? Buonasera, mi sentite? Allora, intanto vi ringrazio per questo meeting interessante. Poi, allora, ci sono alcuni colleghi che sono entrati che non sentono gli audio. Problema tecnico numero uno. Problema tecnico numero due. Questa oggettivazione del sesso può essere che è data fondamentalmente dal passaggio generazionale, dove si passa dalla società, dal oggetto debole, ossia si passa più dalla società del messaggio a società dell'oggetto, e quindi una rottura di valori, conseguentemente, come diceva Habermas, giusto? Siamo più o meno su questo campo, anche perché la pornografia dal punto di vista adolescenziale ha un consumo alto, e spesso e volentieri ci hanno fatto notare alcune attiviste, colleghe, che spesso la figura della donna è, diciamo, c'è una mercificazione totale del consumo delle donne.
letteralmente. Spesso e volentieri molti adolescenti vedono la donna, cioè vedono proprio la sessualità, la femminilizzazione, non come un atto normale, tranquillo, piacevole, affettivo, ma semplicemente come letteralmente un rapporto affettivo. Tu che cosa ne pensi, Monica? Comunque, ciao Marco, tutto questo. Allora, vedo che c'è il sud che Marco si è portato dietro. È qualche mio collega. Che bello. Allora, in attesa di altre domande, ti ringrazio Peppe, e soprattutto perché mi dai la possibilità di creare un collegamento con un materiale che probabilmente non vedremo tutto, ma che mi farebbe piacere vedere almeno in pezzettini quando faremo la formazione. Nel 2009 Lorella Zanardo, tornata da poco in Italia, mette online gratuitamente disponibile 25 minuti di video. Il video si chiama Il corpo delle donne. Che operazione ha fatto Lorella Zanardo? Che tra l'altro è un'attivista che molto spazio nel suo lavoro sta dando proprio a quello che dici tu, cioè alla predominanza dell'immagine mercificata, e anche però all'importanza di guardare, no, le pubblicità e di guardare i significati che stanno sotto quello che vedi, no? L'operazione di Zanardo è un po' quella che facevano i radicali quando, per evidenziare quanto poco venisse dato, data in TV ad alcune cose, allora guardavano ininterrottamente i telegiornali, calcolavano il minutaggio. Lorella Zanardo si mette a guardare le trasmissioni mainstream della TV, analizza la televisione, che dagli anni Ottanta per almeno una ventina d'anni è stata la comunicazione televisiva, prima dell'irruzione della rete, il predominio, se vuoi, dei social come elementi di comunicazione, l'agenzia formativa e informativa in questo paese. Quindi dal punto di vista sociologico mi stai accennando all'occhiolino, in pratica, in maniera molto strutturale o individuale, così per capire. Attenzione. Lorella Zanardo guarda le trasmissioni televisive, i telegiornali, le trasmissioni che vengono prima dei telegiornali, che tradizionalmente sono a traino dell'informazione, e poi li riassume con uno sguardo molto preciso, che è quello di quanto giovani donne poco vestite, mute, siano sempre presenti in fasce, tra l'altro, orarie in cui non dovrebbe esserci e in cui non c'è un senso se non quello del richiamo sessuale. Accanto a uomini che comunque hanno la parola, e in 25 minuti ti chiarisce che cosa è successo in 25 anni. 25 anni sono due generazioni di ragazzi e ragazze che hanno visto tutti i giorni in televisione giovani donne svestite, mute, e spiega in questo testo di 25 minuti di immagini, ma anche di scrittura, per cui poi è stato fatto un libro che si chiama Il corpo delle donne, edito da Feltrinelli, ti spiega i meccanismi della comunicazione e come il centro, diciamo così, di tutto fosse la mercificazione dei corpi delle donne. Attenzione, negli anni 70 c'era una rivista femminista che si chiamava F, che usciva ogni mese con una pagina bianca. Su questa pagina bianca c'era scritto: aspettiamo una pubblicità che non offenda le donne. Allora, con un capitombolo, no, di decenni, Lorella Zanardo ribadisce un concetto in un paese devastato dalla mercificazione dei corpi femminili. Per chi non l'avesse visto, il finale del corpo delle donne, che è un'escalation lenta e inesorabile che percorre tutta la televisione italiana, quella commerciale come la RAI, la parte finale è in una trasmissione che si chiama Scherzi a parte, la
non so come si può dire, una giovane modella issata su un gancio come i prosciutti che stanno a stagionare, e il suo sedere viene bollato come i prosciutti. Io in più sono vegetariana, quindi come dire, il disastro, no, di questa immagine è totale su tutti i versanti possibili. In quell'immagine c'è tutto, no? C'è come i corpi, in particolare delle donne, in questi decenni siano stati proprio usati come merce. Allora, il tema qui è: che cosa si vende? Che cosa si vende quando accanto a ciò che vendi c'è un corpo così, no? Macellato, macellato. Vendi violenza, vendi in realtà un messaggio violento che ti autorizza, se non hai i codici per decodificare il messaggio, a pensare che tutte le donne e in generale il femminile sia un pezzo di carne. Questa cosa ha a che fare, e come, quindi, con la sessualità, con l'approccio iniziale, con quello che si chiama l'imprinting, no? Dice, ma come? Poi quando ti trovi con una ragazza, con una donna in carne e ossa, quella è l'immagine e le pretese sono adeguate a quell'immagine. I ragazzi in questo testo mi rispondono, al netto, come dire, delle battute, mi rispondono dicendo del loro corpo che è chiaro che la sessualità maschile è violenta, perché i maschi sono più forti, facendo, come dire, tirando un perfetto filo tra muscolarità, aggressività e sessualità, identificando quindi il corpo maschile, il loro corpo, come compulsivo, senza sapere che, come dire, se esiste raramente una compulsione è un malanno, ma non è che gli uomini, perché sono dotati di pene e perché il pene agisce in un certo modo, in automatico siano degli stupratori o vengano presi da una sorta di frenesia inarrestabile. Il portato di questo è il famoso adagio che le donne invece non sono interessate al sesso, vis grata puella, perché? Perché le donne dicono in parte no, ma vogliono dire sì, e perché comunque le donne tendenzialmente, soprattutto le donne, quelle decenti, non sono interessate al sesso perché alle donne non interessa, perché sono morte, diciamo, ormonalmente al desiderio. Questa cosa la vedi nelle scuole quando i ragazzi, stimolati, qualche volta anche provocati dalle cose che dico, escono allo scoperto e allora con una sorta di rabbia ti dicono, eh beh, però se una si mette seminuda, mi balla davanti, è un po' ubriaca e c'ha la gonna a inguinale, beh, se la cerca, no? E allora tu da lì hai finalmente la prova del loro immaginario stupratorio, perché una volta uno mi disse appunto, e vabbè, però insomma è così, se una fa così io la prendo, l'attacco al muro. E quindi si creò questo silenzio, mi ricordo ero nelle vicinanze di Vicenza, si creò questo silenzio per cui finalmente noi avevamo visto, era lì il convitato di pietra. Il convitato di pietra era la fantasia di stupro, una fantasia di stupro che davvero non è naturale, è indotta da tutto quello che non si dice ma che loro vedono. E questo è il messaggio, come dire, educativo principale che loro ricevono. Nel 1979 Loredana Rotondo e altre sei registe, per la prima volta, ed era la RAI, entrarono con le telecamere in un'aula di tribunale. Ne uscì un documento straordinario che davvero, no, fece la differenza, creò un prima e un dopo in questo paese. Il documentario si chiamava Processo per stupro
E Tina Lagosta Nabassi, che era l'avvocata della giovane donna che era stata ingannata da tre uomini, uno lo conosceva, lo aveva incontrato su appuntamento perché lui gli aveva detto: vediamoci che parliamo del tuo lavoro, e invece si fece trovare con altri tre che la stuprarono tutta la notte. Lei trovò il coraggio di denunciare, ma in quel processo, che è un processo che noi possiamo vedere, gli avvocati rivoltarono la frittata e lei da vittima diventò responsabile della sua violenza. E Tina Lagosta Nabassi disse una cosa che ancora oggi è vera, perché ancora oggi io la sento nelle scuole, oggi, non nel 1979. Disse che l'unico reato in cui appunto la vittima diventa responsabile di ciò che ha subito è lo stupro, perché nessuno ad un gioielliere che viene derubato e che giustamente chiede giustizia rispetto a chi lo ha derubato, nessuno direbbe mai qualcosa sulla sua vita privata, o direbbe che in fondo esporre in vetrina un Rolex da 20.000 euro è una provocazione per i ladri. Nessuno direbbe che quell'uomo non paga le tasse o che è un violento o che... Nessuno, perché lui è lì per chiedere e ottenere giustizia. Ma l'unico caso in cui invece una vittima, una richiedente giustizia, passa dalla parte di responsabile e corresponsabile della violenza che ha subito è appunto la violenza sessuale. Allora, se uniamo i puntini, noi capiamo che problema abbiamo, no? Anche in relazione alle immagini che quotidianamente, non c'è bisogno di andare su YouPorn, ma insomma ci sono trasmissioni televisive, affermazioni, siparietti. Come fare la spesa sexy, Rai 2, pomeriggio, l'abbiamo visto tutti. Ogni giorno possiamo vedere delle cose che accadono sotto i nostri occhi e che non sono uomini pazzi che ci assaltano nella strada, ma sono gli uomini che conosciamo, sono i ragazzi, gli uomini che abbiamo accanto, che amiamo, che dicono di amarci. La violenza maschile sulle donne è questa, non ha a che fare con i mostri. Invito ovviamente a fare domande. Provo a formularne una io, tornando al tuo libro e connettendomi con quello che hai appena detto. Anche da semplice consumatore medio di televisione, credo di poter dire che dal periodo del lavoro di Lorella Zanardo ad oggi, tuttavia, c'è stata un'evoluzione in positivo, nel senso che anche l'episodio che hai citato ora è stato subito ripreso e stigmatizzato. Forse 10 anni fa non sarebbe stato così. Però tornando a quello che dicevi sui ragazzi, sugli adolescenti, volevo chiederti se al di là delle domande sulla pornografia, che evidentemente scontano una differenza tra il sottoscritto che è nato negli anni 60 e questi ragazzi che invece appunto sono catapultati unicamente su quello strumento. E al di là di quello, le altre domande che tu hai fatto 7 anni fa agli uomini adulti e rifatto a questi giovani, ci sono delle differenze? Per esempio sul discorso dell'affettività, o tutte sono, diciamo, influenzate proprio da questo approccio con la pornografia? Allora, ciò che è in maniera rilevantissima, evidente, è
l'assenza di un confronto con persone che dovrebbero invece essere di supporto, no? Ho citato prima il silenzio delle persone adulte, la famiglia, la scuola, la società civile. Così come ho fatto fatica e ancora una volta sono riuscita a far vedere il corpo delle donne, non sono ancora riuscita a far vedere il processo per stupro, non sono riuscita a far vedere The Price of Pleasure. Quando io vengo chiamata nelle scuole o mi viene chiesto di fare un progetto, tanto per darvi l'idea, no? E poi arrivo anche alle risposte concrete dei ragazzi, mi viene detto, mi raccomando, non usi alcune parole. Tra l'altro la cosa buffa è che non dovrei usare la parola genere, a che a scuola implica squisitamente, no? Il maschile e il femminile, sta nella grammatica. Oppure non usi la parola sesso o sessualità. Io sono molto contenta di usare le parole che ho usato anche qui, affettività, rispetto, perché sono tutte dentro. Ma se noi vogliamo, come dire, onestamente, per onestamente dico fare un'operazione di verità, per arrivare poi appunto alla grande categoria valoriale del rispetto, dell'affettività e dell'empatia, noi dobbiamo dire di che cosa stiamo parlando. E siccome mi rifiuto di parlare solo di violenza, ma io voglio parlare di vita, no? Anche di violenza, ma di vita, di relazione, di bellezza, di piacere, porco mondo, no? Perché è di questo che stiamo parlando. E dire che non c'è niente di sporco, ma che lo sporco sta invece nella violenza, nella rimozione, nell'omertà. Allora, voi capite che se tanto mi dà tanto questi ragazzi e anche le ragazze che incontro non possono dare delle risposte, essendo il prodotto di questa omertà, delle risposte, come dire, migliori, no? Di quelle che hanno dato. Ho già detto e accennato sulla sessualità, le risposte sono talvolta addirittura, trattandosi di comunque non di bambini, quasi infantili, no? C'è questo grande divario. Da una parte c'è ancora un pezzo di romanticismo inconsapevole, per cui c'è un generico rimandare la sessualità ad un ambito solo legato alla riproduzione della specie. No? Ci sono gli uomini, ci sono le donne, poi vengono fuori i bambini. Però poi dall'altra parte c'è appunto anche tutta la violenza che loro hanno incamerato in questa solitudine ossessiva del video. In particolare una risposta a me ha turbato moltissimo, che è quella che riecheggia un film hollywoodiano fortemente voluto da Jodie Foster, Sotto accusa. Un ragazzo risponde alla domanda: che cos'è per te la sessualità? Boh, forse trovare una tipa in discoteca e sfondarla finché i genitori non la riconoscono. No? Questo verbo sfondare è un verbo terribile che parla, tralasciando la violenza sul corpo della ragazza, che parla del corpo del ragazzo e quindi del suo corpo come un'agenzia mortale, distruttiva, come qualcosa di epocalmente, potenzialmente assassino, appunto, mortale, mortifero. Quindi noi abbiamo da una parte questa violenza accumulata da ciò che si vede e dal silenzio, perché la violenza si alimenta nel silenzio, nell'omertà, no? Si nutre di questo. Dall'altra abbiamo l'assenza del vero nutrimento, che è quello della relazione. E voi capite che quando io presentai il progetto ad una serie di soggetti della scuola,
ricordo e lo scrivo perché, insomma, perché le cose vanno dette, no? Accennai, giusto per sondare un po' gli umori delle persone adulte che stavano lì al tavolo con me, che questo era un lavoro che stavamo iniziando e che non andava in tondo, no? Che parlava di sessualità, le domande erano chiare, semplici e pulite. Che cos'è per te la sessualità? Che cos'è la virilità? La pornografia? La violenza? La tua reazione quando leggi di queste cose? E che quindi su alcuni aspetti le risposte io non le avevo ancora, ma mi aspettavo che sarebbero state fortemente segnate appunto da questa cosa che già cominciavo a segnalare, dalla pornografia, dall'assenza delle parole. Un preside, che passava per essere anche il preside di uno degli istituti classici più prestigiosi di una città, sbottò, ma lo disse davvero, lui ci credeva: ah no no no, ma i miei ragazzi, quelli del classico, non sono assolutamente così, non c'è una problematica di questo tipo. E io mi misi a ridere pensando che lui avesse fatto una battuta, il professore, il preside eminente di un liceo classico pazzesco, che fa una battuta ammiccando al fatto che invece, no, non era una battuta, cioè lui, io infatti risi, rimasi lì aspettando una reazione, non ci fu. Lui era convinto, come si dice oggi, convintamente, che dato si è che lì c'è la cultura, questa cosa, come dire, andasse armoniosamente a far sì che non si verificasse anche lì un'evenienza che presuntamente ci sarebbe stata un tecnico. Tra l'altro segnalo il primo spettacolo con i ragazzi tratto da questo testo, io l'ho fatto proprio in un istituto tecnico ed è stata un'esperienza meravigliosa, ma veramente straordinaria, che mi ha davvero risarcito della malattia e della fatica e del dolore. Cito questo episodio per dire quanto noi dobbiamo lavorare sui ragazzi e le ragazze, certo, ma se non lavoriamo sulle persone adulte non ne usciremo mai. Esattamente come sulla violenza maschile sulle donne, se non lavoriamo sui maschi non ne usciremo mai, perché faremo continuamente ottime conferenze, ottime manifestazioni, tutte di donne, ma senza che chi deve prendere coscienza sia in qualche modo interpellato. Quindi la violenza maschile sulle donne è un problema degli uomini e ce ne dobbiamo occupare tutti e tutte. Portare questo discorso nelle scuole con i ragazzi significa sicuramente marcare una distanza grande tra il mondo adulto e il mondo dei giovani. Le nuove tecnologie, in realtà, che tanto stiamo cercando di analizzare per capire se sia la mutazione antropologica che ci rende estranei e estranee alle generazioni di oggi, in realtà non è così. Cioè, il problema è il silenzio. E il silenzio anche dentro ai social, che ricordo sono strumenti vuoti se noi non li riempiamo di contenuti. Questo è un po' il nodo. È vero, c'è un fenomeno nuovo, è quello del revenge porn, perché poi appunto non è che gli strumenti siano neutri, sono neutri come strumenti, poi li riempiamo noi. E la revenge porn ci chiama a due problemi. Uno, il tema della vendetta, che prioritariamente i ragazzi attuano come uno strumento di sopraffazione per essere stati lasciati. E qui il discorso si allargherebbe sulla incapacità di reggere l'abbandono, no? Di reggere il no, di reggere la fine, che è un po' una difficoltà umana, ma nelle persone più giovani, se non c'è un affiancamento su questo tema, diventa davvero pericolosa. E dall'altra, le ragazze, che sono in una sorta di elastico, attratte dalla possibilità dell'apprezzamento. A chiunque piace essere guardate e guardati, e a chiunque piacciono gli apprezzamenti, no?
e il fatto che l'occhio dell'altra persona che ti guarda ti restituisca la meraviglia è una cosa inebriante, è una parte dell'erotismo. Il problema è che se ai maschi devi dire, devi lavorare sul senso appunto della vendetta e dell'incapacità di reggere i no e la sconfitta, siamo sempre dentro un'ottica un po' bellica, ma di questo si tratta, se non c'è un lavoro sul profondo. Dall'altra parte, sulle ragazze bisogna lavorare sul senso della propria integrità, perché quello che accade è la cessione di pezzi di propria integrità. Si è dei pezzi, no? Si diceva prima nell'intervento di Peppe, i pezzi, si diventa pezzi, si diventa fornitrici di servizi. I servizi sono i pezzi di me, sono i video di me, con te o da sola. È un non riuscire a dire di no a delle richieste. Ecco, io penso che i social e la tecnologia siano pericolosi per questo, perché noi non riusciamo a usarli e a relegarli, se volete, in una porzione significativa nel loro uso per la nostra vita. Per i ragazzi e le ragazze, al di là di questi momenti di didattica a distanza e di necessario uso, ma lo stiamo facendo veramente a qualunque età in continuazione, quando finirà però, noi dobbiamo prendere il positivo di questa esperienza e usarla sempre di più e meglio, la tecnologia, ma poi farla arretrare tanto in tempo e spazio nella nostra vita e ridare, per esempio, all'ambito della sessualità quello che gli è proprio, cioè impiegare del tempo e dello spazio in presenza, fuori dagli schermi, fuori dai video, fuori dalla dimensione come dire, dell'utilizzo dentro alla tecnologia. Il nostro corpo è un'altra cosa, e il nostro piacere è un'altra cosa. Altrimenti, e ne ho scritto oggi, capita qualcosa come quello che è successo a questi due, a questa coppia ucraina. Mi invito a dare a vedere questa breve riflessione, che però secondo me è importante, che ho scritto oggi su Noi Donne, sul Fatto Quotidiano, che ho postato anche su Facebook. Sono una coppia ucraina, più o meno sui 30 anni, che ha deciso dal giorno di San Valentino di ammanettarsi, ma questo uno fa un po' quello che vuole nella sua sfera erotico sessuale. No, il problema è che loro si sono ammanettati significativamente. Lui l'ha proposto, lei non voleva, poi ha detto di sì per quel meccanismo che cercavo di descrivere prima, anche un po' di, come dire, oblatività, che ahimè è un retaggio forte del patriarcato che abbiamo noi donne. Di ammanettarsi perché così non si lasciano, per provare questa roba estrema di una vicinanza tossica, perché litigavano troppo, no? Vuoi che sia una trovata pubblicitaria? Non mi interessa. Quello che mi è interessato è la scelta in relazione a quello che loro hanno definito essere una lovable couple, cioè proprio una coppia amorevole. Una coppia amorevole? Una coppia amorevole? Che si incatena per più di un mese con una manetta reciproca e che quindi si sfinisce in un'intimità tossica, fasulla ovviamente, che più ha della prigione e niente dell'intimità. Ecco, è una metafora interessante questa rispetto a quello che un po' stiamo facendo vivere senza affiancamento ai nostri ragazzi e ragazze. Questo io penso, sì.
ci sciogliamo nel movimento? State pensando? Avete fame? Sonno? Perché... Veramente nessuno interviene, io ringrazierei Monica per questa serata e rimando, magari chiedo ad Andrea di scrivere correttamente l'indirizzo mail dell'Associazione Giovani Arco e naturalmente chiedo a Monica, il libro è disponibile, nelle librerie, come è possibile procurarlo? È anche, credo, no, sono certa, hanno fatto anche la versione ebook più economica e ovviamente immediatamente acquisibile. E direi, ecco, davvero no, non è un'autopubblicità, ma se facciamo, un lavoro latamente inteso di relazione con le persone giovani, È una buona base che apre altre finestre, ma ve lo consiglio, anche se l'ho scritto io. Cito anche molti altri libri come mio solito, perché è una delle cose che mi ha insegnato Lidia Menapace, che voglio ricordare, perché è stata una grande maestra per me e lei è sempre stata attenta a dare informazioni e appunto è stata una porta vivente di altre risorse e questo provo a fare anch'io sul suo solco. Sì. Ti ringrazio. Diamo la formazione, mi raccomando. Ecco, sì, appunto, Andrea ha postato l'indirizzo esatto dove poter scrivere per la formazione che inizierà il 18 con la prima lezione il 18 aprile e scusate il 28 marzo 18 marzo 11 aprile e 18 aprile le altre due. Grazie anche per aver ricordato Lidia Menapace, insomma, comune amica e maestra non solo nostra, e sicuramente anche qui apriremo, diciamo, un argomento per quale ascoltare Monica Lanfranco per un giorno intero parlando di Lidia Menapace, ma ovviamente il tempo è quello che è. Io ti ringrazio veramente per questa, grazie a voi, bellissima serata, per questi spunti anche forti, anche diciamo dolorosi per quello che insomma hai detto e per il lavoro che c'è da fare, ma come dicevi tu, siamo qui e stiamo combattendo e vogliamo andare avanti e lo faremo a partire proprio con i prossimi appuntamenti. Abbiamo qualche giorno e faremo la giusta pubblicità in modo che potremo avere presenze significative al prossimo seminario. Grazie a tutte e a tutti e buonasera. Buonanotte, fatto piacere tanto di vedervi.